Per l'abbinamento con il panettone classico ho pensato di rimproporlo come fosse un pan di Spagna, quindi una cosa semplice e che fosse anche gestibile in famiglia o comunque tra amici d'estate. E proponiamo nient'altro che del panettone classico che viene strappato a mano. Qui ho preparato una bagna con del caffè e dell'arancia e andremo a inzuppare semplicemente il panettone, metterlo alla base del piatto e dopodiché andiamo a lavorare del gelato. In questo caso sto utilizzando un gelato al limone, ma si può anche utilizzare un gelato alla crema o quello che si può preferire, e andiamo a appoggiare sopra. Infine ci possiamo appoggiare sopra due fiori eduli. Ed ecco qua il piatto. Come secondo abbinamento ho pensato allo slice di panettone alla marena, quindi questa fetta di panettone in cui andremo ad adagiarci sopra la nostra quenelle di gelato al fior di latte per andargli a dare quel tocco di crema. Potremmo usare delle amarene sempre per richiamare quello sottospirito. E infine un po' di gocce di cioccolato. Come ultimo abbinamento ho pensato a un dolce al piatto un po' più particolare, magari un po' più da ristorazione, un qualcosina di un po' più carino e anche impiattato con varie preparazioni. E utilizzerò in questo caso il panettone nero sale, quindi il caramello salato, e la sbrisolona nera sempre da Loison. Allora, andiamo a mettere la sbrisolona nera come terra alla base del piatto. Andiamo a fare un cerchio. Utilizzerò qua una melaka, che è una mousse fatta col cioccolato bianco, mascarpone e Philadelphia. Dopodiché andiamo ad aggiungere il panettone nero sale spezzato a mano, a fare sempre quell'effetto stile pan di Spagna. Concludiamo con un gelato al passion fruit. Due quenelle e concludiamo con delle foglie di basilico fresco per dargli quel profumo un po' balsamico che ci sta molto bene, contrappone cioccolato e caramello.